Balducci. Allora, iniziamo. Voglio gli applausi più belli, razze italiane. Pastore maremmano abruzzese. Pastore bergamasco. Bracco italiano. Una delle ultime razze riconosciute, Segugio maremmano. Pelo ruvido. Il vicino di casa, Lagotto romagnolo. Segugio italiano a pelo raso. Bolognese, forza gli applausi anche per il bolognese. Maltese, volpino italiano. Piccolo levriero italiano. Allora, abbiamo il piacere di vedere 12 delle 16 razze italiane. Allora, ci siamo il piccolo levriero italiano, il volpino italiano, il maltese, il bolognese, il segugio italiano a pelo raso, il lagotto romagnolo, il segugio maremmano, bracco italiano e pastore maremmano abruzzese. Tutti insieme? Allora, un giro tutti insieme, un bellissimo applauso. Siamo un po' nazionalisti in questo caso, Sono tutte razze molto antiche, selezionate da tanti da anni dagli italiani nelle varie località italiane. Sono cani da pastore, cani da guardia, cani da caccia, cani da tartufo, cani da compagnia. Bolognese, volpino italiano e piccolo levriero italiano. Grazie agli altri. Allora, torniamo di là. Allora, il pastore maremmano abruzzese è un cane pastore, è un pastore guardiano, non un pastore conduttore, e le zone di origine appunto lo dice con il nome stesso, Abruzzo e Maremma, seguiva la transumanza dei greci. Pastore bergamasco con questo caratteristico pelo che si è sviluppato nelle valli della Bergamasca. Allora, il bolognese, una razza da compagnia con il caratteristico pelo. Non
non fa muta, non perde pelo. Allora, il volpino italiano, poi, una volta avevamo, era un cane della nobiltà, vi era il volpino del Quirinale dei nobili romani e il volpino di Michelangelo dei toscani e dei fiorentini. Adesso abbiamo questo bellissimo cane che è il volpino italiano bianco. Grazie. Piccolo levriero italiano, apprezzato in tutte le corti rinascimentali, anche questa è una delle razze italiane più antiche, raffigurato in molti dei dipinti che abbiamo nelle nostre bellissime città. Ok. Signori, di nuovo un bellissimo applauso al pastore maremmano, al pastore bergamasco, al bolognese, al volpino e al piccolo levriero. Allora, insieme al Francesco Balducci chiamo a premiare questo raggruppamento l'assessore Sacchetti Marco, assessore all'ambiente al comune di Arezzo, per premiare logicamente le razze italiane. Terzo classificato fra le razze italiane è il volpino. Secondo classificato è un altro cane bianco, grande pastore maremmano abruzzese. Vince piccolo levriero italiano.